ti porto via con me in questa notte fantastica. Molto più di un concerto, il Giova Bis regala emozioni come fosse la prima volta. Viareggio si è svegliata presto per accogliere il popolo di Lorenzo Cherubini nel giorno del grande evento al Muraglione. I 40.000 fan si sono accampati in ogni angolo libero attorno all'area concerto, in attesa dell'apertura dei cancelli alle 14, sfidando un inaspettato caldo torrido. Alcuni si sono messi in coda a partire dalla notte, persino chi aveva già partecipato alla prima tappa viareggina. Io ho 20 anni che seguo Lorenzo, quindi ne ho visti tanti, ho perso il conto. Per noi è la seconda volta, eravamo anche... Sì. E com'era l'altra volta? Uno spettacolo, ma io sono di parte perché adoro Giovanotti, quindi non sono, però è bellissimo, organizzazione tutto perfetto. Anche meglio perché sono più vicino questa volta. Conto di tornare sotto il palco anche questa volta. Speriamo, dai. Questo è il mio quarto Giova Bis. Da dove vieni? Da Messina. Benissimo, in aereo sono arrivata però. E anche questa volta sembra essere filato tutto liscio e senza intoppi sotto il profilo della viabilità e della macchina organizzativa che ruota attorno all'evento. Non c'è tanto traffico, anche perché verranno tutti tardi. O sono già qui o arriveranno un po' più tardi, quindi abbiamo azzeccato l'ora. Da Santa Maria a Monte, provincia di Pisa. La grande, sono partita alle 9, zero traffico e siamo qua. È una ragazza magica e lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Turu tu turu.